Buonasera a tutti, siamo arrivati al quarto incontro di questo ciclo di conferenze che prende avvio dai 50 anni della scoperta del pozzo, 32 metri di storia della ceramica di Montelupo, e oggi è con noi Marino Marini. Marino Marini, archeologo medievista, curatore fino a pochi mesi fa, possiamo dirlo, delle collezioni ceramiche del Museo Nazionale del Bargello e del Museo di Palazzo d'Avanzati a Firenze. Eccelle in un ambito di studio, di ricerca, che è quello delle maioliche rinascimentali toscane. Ha studiato le ceramiche di Firenze, Montelupo, Vacchereto, Caffagiolo, dell'area senese, e tutti i suoi studi sono stati finalizzati alle collezioni museali. E oltre a questi centri toscani ha studiato anche i centri ceramici come Faenza, l'antico Ducato di Urbino e Deuta. È curatore di diverse mostre, ricordiamo fra tutte Favole Picte, Miti e Storie nelle Maioliche del Rinascimento, allestita al Museo del Bargello nel 2012, Passione e Collezione, Maioliche Toscane dal XIV al XVIII secolo, allestita al Museo di Casa Buonarroti nel 2014, e ha collaborato poi con Tommaso Montanari e Dimitri Zikos alla curatela della mostra La Fabbrica della Bellezza, la Manifattura Ginori e il suo popolo di statue al Museo Nazionale del Bargello. Ha partecipato a numerose campagne di scavo sui luoghi di antiche fornaci come Montelupo, naturalmente, Caffagiolo e Castel Fiorentino. Al suo attivo la partecipazione a numerosi convegni, ha pubblicato libri, articoli, saggi, contributi, schede dedicate all'interno di cataloghi di mostre. Attualmente insegna alla Scuola di Specializzazione di Firenze ed è membro dell'European Ceramics Fetting Committee at EFAF Maastricht. È appena uscito questo, Maioliche ceramiche del Museo Nazionale del Bargello, e oggi basta. Che è un volume che, come vedete dalle dimensioni, è bello, sarà bello denso e darà un sacco di informazioni. E oggi con noi ci parla di Lorenzo Di Piero Di Lorenzo, orciolaio di Montelupo. Grazie Lorenza. Troppo buona, sembra aver fatto un sacco di cose, in effetti, bisogna sempre partire da zero. E allora, l'incontro di stasera riguarda una manifattura di Montelupo, in particolare quella di Lorenzo Di Piero Di Lorenzo Sartori, di cui sono stati rinvenuti gli scarti di lavorazione sia nel Pozzo dei Lavatori che nella piazza Gelsi, che si trova proprio sopra il Pozzo dei Lavatori. E questo vasaio è conosciuto soprattutto per il noto rosso di Montelupo, che è esposto qui nelle sale del museo in Bella Vista. Ma Lorenzo Di Piero non ha realizzato solo questo capolavoro, e spero di potervi dare almeno un'idea della reale dimensione della sua attività. E ancora oggi, infatti, non è stato condotto uno studio approfondito di questo edificio, ma non vi nascondo che mi piacerebbe farlo. E stasera, quindi, ho deciso di mostrarvi una carrellata di immagini, perché da parlare su Lorenzo Di Piero ci sarebbe stato un convegno intero, sarebbe necessario. Quindi, per condensare in quest'ora di appuntamento, vi farò vedere delle immagini che illustrano un repertorio di prodotti di Maiolia usciti dalla sua bottega, e tutti sigillati con il proprio nome, cioè la direzione LO, e relazionabili anche ad alcune commissioni prestigiose di cui abbiamo certezza tramite i documenti d'archivio. Poi chi vorrà approfondire le ricerche potrà guardare su Lorenzo Di Piero e sulla sua famiglia, potrà guardare il quarto volume di Fausto Berti nella scheda proprio della famiglia Sartori, e lì ci sono un sacco di notizie, di documenti relativi alla manifattura. E vorrei ringraziare per essere qui e per le foto che mi hanno
fornito e essenziale per questa presentazione, se no sarebbe stata veramente scarna, la direttrice Lorenza Amin, la osservatrice Piper Anassi e Alessio Ferrari. E quindi anche lui ormai è entrato nel novero, nel club dei pensionati. E quindi ora vado alle ciance e andiamo a vedere un po' di immagini. Allora, la famiglia di Pietro Sala. Lorenzo, vedete che ho messo un albero, non si vede bene, però fidatevi, comunque è ripreso da Fabio Bonomi e Fausto Berti. Quindi la famiglia di Pietro Sarto. E il puntino rosso sta proprio ad indicare Lorenzo. Lorenzo Di Piero nel catastro del 1487 compare con i propri fratelli come lavorante in fornaci di Montelupo, non è specificato in quali, ma dal 1495 lui e i fratelli mettono in piedi una propria fornace. Dal 1512 questa bottega fornisce l'ospedale degli innocenti, il monastero San Donato in Polverosa, la Certosa di Firenze, la famiglia, cioè la radice Strozzi, quindi la famiglia Strozzi, eccetera. Dal 21 al 29 si registrano molte forniture, moltissime, all'ospedale Santa Maria Nuova, il più grande nosocomio fiorentino, con migliaia di stoviglie necessarie per i degenti, ma anche per la spezieria dell'ospedale e per gli insegnanti. E qui ho riportato le edizioni che si trovano nei documenti vocali, mezzette, scodelle, catinelle, ampuloni, mezzine, gomboletti, tegolini, nocciolini, cartelli, bossoli, urinali e pensate bene solamente di albarelli grandi e piccoli, oltre 17.000. Gli ultimi pagamenti a favore della dottessa, gli albarelli sono dei contenitori cilindrici, comunque, da farmacia. Quindi piccoli e grandi. I gomboletti sono tipo alberelli, sono piccolini o sì, e sono quelli solito, sono o invesiati o appena appena smaltati, servivano per mettere le porzioni di medicamenti, di medicine, che poi l'ospedale vendeva ai privati. Quindi ecco, è il rosso, quindi questo lo conoscete bene, il rosso appartenente già alla collezione dei Rothschild, datato 1509, il rosso che è stato acquistato nel 2002, se non mi sbaglio, dal comune di Montelupo, da un pool di finanziatori tramite il comune di Montelupo, da questo personaggio che è Adelmo Atti, che è morto lo scorso anno, veramente un antiquario di grande spessore, grande conoscitore anche dei bronzi rinascimentali e senz'altro uno dei più qualificati per trattare la maiolica del Cinquecento. Lui difatti era l'antiquario di fiducia dei Rothschild e questo dice tutto. Se uno guarda l'asta che vi è stata a New York da Christie's a gennaio scorso si rende conto del tipo di qualità della collezione Rothschild. Alemo T, che poi anzi io gli sono particolarmente grato perché ha finanziato metà del catalogo e vi ha fatto vedere Lorenza, e purtroppo è morto, altrimenti l'avrebbe voluto finanziare di lui. E mi ricordo la grande emozione che ebbe negli anni 90 quando mi portai a Parigi, questa è la foto di Rue de Saint-Péray, dove aveva un piccolo negozio, e mi portai l'estratto che avevo fatto su Lorenzo, il vero di Lorenzo e San Donato, e lui mi mostrò il bacile. Mostrò in mano questo bacile ed era emozionato e devo dire poi quando ho saputo che era stata acquistata a Montelupo ne sono stato veramente contento perché è tornata a casa. Ecco un gemello, questo sarebbe proprio un gemello del nostro rosso perché viene molto probabilmente dallo stesso pittore, anche questo è datato 1509 o 7, si legge male la data nel cartellino sotto lo scudo e purtroppo la foto è anche in nero, trovata nella fototeca al Museo di Faenza e pur avendo scritta ai Rothschild mai è stato possibile avere una foto a colori, nessuno a quanto capito ce l'ha. E comunque lo stemma è quello di Gualcolini, quello che vedete è grigio,
sarebbero il rosso, perché qui l'architettura si dice, e la marca è la stessa, identica del rosso. Ecco un altro fratello in collezione privata, passato da una decina d'anni in asta, anche questo dietro ha il solito petal back, cioè questa corolla di petali disegnati in azzurro e poi ampliati in arancio, come si vede nella foto in alto a destra, uno stilema di origine di Lutesi e Faentina, che ricorre anche su certi piatti di Montelupo e soprattutto su piatti di Siena dell'inizio Cinquecento. E qui si legge male perché lo smalto non ha coperto bene il piede del piatto, ma io ve l'ho evidenziato sotto, si vede molto bene una L tagliata, fidatevi, e quindi probabilmente si tratta proprio della Similelleo. Il fronte è lui, la marca si vede male per forza. Ecco un altro frammento dello scavo statale, sempre qui a Montelupo, dello stesso tipo di quelli che abbiamo visto prima. Questi campi diversamente gambiti in rosso, giallo, azzurro e tutte le figure che popolano il mondo delle grottesche, quindi delfini, uccelli, volatili vari, arpie, alanze, foglie di acanto e tutto il resto, testine di angeli alati, e questo invece non l'avete mai visto. Questo è un frammento sempre della stessa bottega rinvenuta a San Donato in Polverosa, una chiesa, un monastero che farò vedere più tardi, su cui io tanti anni fa ho fatto la tesi, e allora l'avevo preso per Senese, invece poi ho visto che è Lorenzo Di Piero. Ecco perché vi dicevo Senese, perché vi sono un sacco, si può guardare se si può mettere proprio a fuoco, che mi sembra, non lo so, mi sembra sfocata, non so voi. Se si potesse mettere un po' a fuoco. Ecco perché vi dicevo di sera, perché ora qui bisognerebbe aprire una parentesi, non è possibile, troppo lunga sarebbe, per discutere delle influenze dei vasai che molto probabilmente venivano da Siena, ma di probabile origine faentina, perché a Siena vi sono presenti all'inizio del Cinquecento vasai che provengono da Faenza e lì lavorano nella città del Palio e producono degli esemplari raffinati, come quello che vedete al centro sotto il titolo, che sarebbe un piatto del Vittorio D'Albert, il piatto assegnato al cosiddetto pittore di Nesso. È proprio da quello a cui si parte per portare a confronto questi esemplari realizzati dalla bottega di Lorenzo Di Piero. Le grottesche sono molto simili e anche motivi di contorno, come pure nei piatti che ho messo a fianco di quello di Vittorio D'Albert, che si trovano sia in collezioni private sia
quello in basso a sinistra, l'Ashmolean Museum di Oxford. Come vedete sul verso tutti hanno questa esposizione del Pesarbeck, cioè questa aurora di fiori di petali dipinti alternativamente in giallo e verde o blu. Ed ecco alcune delle forniture di cui abbiamo certezza. In un documento, negli archivi della Certosa di Firenze, il 17 luglio del 506, Lorenzo da Montelupo per tanti boccali di terra per la dispensa. Qui ho Lorenzo da Montelupo, ma subito dopo vi è la conferma di questo Lorenzo. Il 6 settembre 1515, Lorenzo richiede di Lorenzo da Montelupo per tante stuviglie per la dispensa. Il 5 agosto del 18, Lorenzo da Montelupo per tanti angioli per la dispensa bianchi con l'arme del fondatore, cioè il fondatore della Certosa di Firenze, quindi Niccolò Acciaiuoli. Quarti fiaschi boccali del Salone di Mezzetti. E qui ho messo tutti gli esemplari che avete qui al museo, esposti o non esposti, però tutti hanno l'insegna della Certosa fiorentina. E la marca, e le ho escluso il piatto, se non mi sbaglio, perché mi sembra il piatto non abbia marca. E quindi ecco un chiaro esempio di come si possa relazionare una marca o un prodotto ad un preciso evento, in questo caso una commissione di un'istituzione religiosa. Un'altra fornitura di cui abbiamo notizia è quella per Clarice Strozzi, ordinata per la villa degli Strozzi, la villa delle Selve, che è fra Montelupo e la Sassegna, e allora di proprietà Strozzi nel 500. E qui vedete che 4 marzo del 17, che sarebbe però realmente al nostro calendario 1518, perché il calendario fiorentino inizia il 25 marzo, ecco, si dice, placati a Lorenzo di Piero di Lorenzo, acciolaio da Montelupo, un fornimento di terra avuto alle Selve, fatto fare Madonna Radici. E qui un'indicazione importantissima, alla porcellana. Ecco uno dei primi esempi dove si dice che tipo di vasellame è questo. Era alla porcellana. Alla porcellana, come è il boccalino Stefano Strozzi, vedete in fondo a sinistra, sotto a sinistra, che è del museo, marcato LO, o il piatto centrale sotto con lo stemma Strozzi dove è la porcellana. Ma la porcellana del tipo più antico, quindi quella a mezzaluna dentata, sono anche gli atti, quello che vedete a sinistra in alto, quello diciamo più in alto del secondo, che è proprio la mezzaluna dentata, e questo è conservato al castello di Rodi in Grecia. E quello invece in fondo, mediamente conservato, quasi integro, in fondo in basso a destra, è conservato al Museo di Ceramica di Faenza, è uno della donazione ancora. E poi abbiamo la fornitura al monastero di San Donato Polverosa, che è quella che mi ha permesso di relazionare la sigla LO a Lorenzo di Piero di Lorenzo. Vedete, ho messo 4 documenti del 16, del 17, del 18, 19, 5 e 22. Soprattutto nel primo c'è una citazione importante all'inizio. Eccola, LO di Pirro di LO Porcellaio, Lorenzo di Piero di Lorenzo Porcellaio. E questo, come vedete, come vi ho sottolineato nelle varie parti del documento, è l'identica sigla che si ritrova sui manufatti usciti dalla bottega di Piazza dei Cessi. Quindi a questo momento, quando mi resi conto di questo documento qui, questo è lui sensato. Ma non c'è stata soltanto questa combinazione di trovare un documento d'archivio con la commissione, cioè con i pagamenti a Lorenzo, per dire questa è la bottega di Lorenzo. E ora vi faccio capire in che contesto siamo. Questa è Firenze, vista tipo volo d'uccello, è nell'affresco di Giorgio Vajari e Giovanni Serrano, la sede del 1529-30, Palazzo Vecchio, nella sala di Leone X, l'assedio portato dalle truppe dell'imperatore Carlo. Ecco, nel mio quadro vedete in lontananza
il monastero di San Donato Polverosa. E ora che lo ingrandisco, ecco, vedete, vari colpi circondati da muraglie, tutti intorno le sende della Zenecchi, che fece del monastero di San Donato il proprio quartiere generale. E difatti abbiamo notizia che proprio le truppe tedesche bruciavano, cioè pubblicavano con il fuoco, facendo il fuoco per mangiare, per scaldarsi, così, l'affresco del ghirlandaio ordinato dalle monache nel 1480 e faceva bella mossa di sede nel refettorio del convento, quindi è andato perduto. Il monastero era stato prima assegnato ai frati agostiniani, poi umiliati e infine dalla metà del 300 alle monache cistercensi, e è rimasto il luogo di loro pertinenza fino alle soppressioni di Napoleone nel 1809. Ecco una veduta di San Donato nelle piante di Abitano e Quarte Guelfa, quindi verso il 1580 circa, e poi a destra ho messo una veduta, un acquarello realizzato nel 1850 circa, di com'era la chiesa di San Donato. La chiesa di San Donato era stata inglobata nella grandiosa villa fatta costruire fra il 1822 e il 1831 da Nicola Davidoff. La vedete qui, questa, no? La vedete qui a sinistra, questa è la grande, e qui ho messo una pianta. La zona in grigio è quella che in origine era occupata dalla chiesa, e quindi è stata inglobata completamente, e nella villa Demedov, diciamo, erano i locali adibiti a biblioteca. A fianco ho messo una veduta di come appare oggi, dopo un lungo restauro e dopo un lungo declino. Ed ecco i reperti da San Donato. Qui vedete che ho messo una pagina di un faldone del 400 dell'Archivio di Stato di Firenze, e qui accanto tutta una serie di materiali che indicano un po' tutte le fasi, quindi la maiolica arcaica, catino maiore arcaica della fine del 300, un catenetto a zaffera della prima metà del 400, e tutte queste stoviglie dove si vede l'emblema del monastero, quindi è in dubbio la destinazione, quello che San Donato in Polverosa, con la via onciale e il pastorale, questa e le altre, tutte databili nella seconda metà del 400. Il piatto alla porcellana, che vedete qui con la mezzaluna dentata, anche questo a parte di onciale, ed è proprio del tutto simile a quello che vi ho fatto vedere nel Museo di Faenza, fatto con lo stemma Strozzi. Ma le monache non avevano acquistato, avevano disponibilità economiche, quindi non acquistavano soltanto maioliche dalle fornaci locali di Montelupo, ma anche dall'estero. Ecco qui due esemplari di oggetti preziosi non comuni del primo 400 della Spagna moresca, quindi della zona di Manises, Valencia. Il primo è il frammento purtroppo minimo di un alfabetier. Un alfabetier che sarebbe questo vaso molto raro, destinata a contenere il basilico, piante profumate che servivano, ve l'ho fatto vedere nella conferenza ottobre scorso, che venivano messi sui davanzali o sulle finestre delle dimore rinascimentali per tenere d'estate lontano gli insetti, con il basilico dentro. E è un oggetto molto particolare, vedete con le protuberanze, si vede alle parti, sono una trovata ingegnosa per non irrorare la pianta dall'alto, quindi si versava l'acqua lì, in questi sorta di mezzi tubici messi accanto, l'acqua penetrava dentro e sul fondo, sul piede, c'era un foro che gli permetteva di defluire soprattutto l'acqua in eccesso. Questo più intimo è del Bargello, è stato regalato da un antiquario inglese, perché quando
andai a Londra per una conferenza, lo vidi, me ne innamorai, gli chiesi quanto costava. E lui, logicamente, dopo mi riscrisse, però sentì un suo amico, un caro amico, anche quello, antiquario inglese, chiedendomi quanto posso chiedere per il bargello. E lui, questo mio amico, mi disse: guarda, il bargello non ha soldi per comprare, perché sicuramente mi avrebbe chiesto 20 o 30 mila euro. E allora lui decise di regalarlo, quindi una cosa, ci sono molto affezionato. Tralasciando questo particolare, in Italia ve ne sono due soltanto conservati abbastanza come questo del Bargello, questo qui appunto, e uno a Cagliari, venuto in un relitto dell'isola dei Cavoli, a Cagliari, ma non è esposto, quindi questo è l'unico esemplare visibile in Italia. E questa che è il frammento di una scutella Tupolorum, si chiamano. Si chiamano queste scutelle doppie perché si mettevano una sopra l'altra, questa qui c'è quella intera, che è l'Istituto Valencia de Don Juan a Madrid, e qui vedete il disegno del frammento di San Donato com'era, con questa risiera interna che permetteva al coperchio, e ne aveva una altrettanto simile, di poter alloggiare. E poi ecco le marche di Lorenzo di Piero di Lorenzo a San Donato. Questi sono tutti i frammenti trovati a San Donato. E qui accanto vedete le ho riprodotte graficamente per renderle uniformi. Ecco, San Donato è molto duro, quindi i materiali confermano il dato d'archivio. Abbiamo visto la commissione, i pagamenti a Lorenzo di Piero da Montelupo. Ecco, questo piatto frammentario è stato trovato a San Donato. È lo stesso piatto di quello più completo, ma trovato anche questo in frammenti nel corso dei lavatori. E sotto altri frammenti dello stesso tipo di piatto. Un tipo che si riconosce bene perché ha questa ghirlanda, questa fascia con motivi graffiti e poi delle fasce più sottili in giallo, con delle puntinature in rosso. Questo è proprio un marchio di fabbrica tipico della fornace di Roma. E accanto, ancora da San Donato, questi frammenti con questa fascia in blu e questi cerchielli graffiti, e l'altra, questa addirittura con il monogramma del monastero, e sotto quelle che sono identiche, trovate a Montelupo e conservate. Questo infatti avete visto nei documenti, c'è scritto tanti scodellini, tanti piatti, e quindi si innalza addirittura sul piatto di Montelupo, sul verso c'è scritto, non è proprio se è scritto o impresso, 130. Quindi sta a indicare che probabilmente erano 130 proprio gli esemplari cotti per San Donato. Ed ecco anche qui un boccale in alto trovato a San Donato, sempre con la denuncia del pastorato, e due boccali frammentari dalla centrale termica di Montelupo. Quindi anche qui ulteriore conferma. E inoltre a San Donato non abbiamo trovato questo dopo, la fascia arancio e le applicazioni, ma a Montelupo vi sono, con lo stesso emblema di San Donato, conservato nel museo e provenienti proprio dai giovani. Adesso ho rimesso il frammento che avete già visto, perché questo è, diciamo, una cosa inedita ed è senz'altro associabile alla manifattura di Piero di Lorenzo, di Lorenzo di Piero di Lorenzo. Ecco quindi il piatto da San Donato, il piatto da Montelupo, il frammento di Lorenzo trovato a San Donato, ed ecco un'altra volta il documento per, diciamo, confermare ancora una volta l'assonanza e la relazione fra documento materiale e documento d'archivio, documento scritto. E questo disegno di questa volta cosa significa? È una denuncia. Una di secondo la scrittura unciale Donato e il pastorale, perché allora c'era una base, quindi la base è sempre il pastorale. Quando si vede un pastorale vuol dire che c'è una base e una testa. Però non è che
sembrerebbe ci sia molto elegante questo, perché insomma, è tutta la zona, prima di tutto è una massa circolare che si occupa il circolo del piatto interno, e poi le due al senso marzo, quello della Certosa per esempio è più asimmetrico, perché è uno scudo che si riavala, quindi. E però ecco, quello che mi piaceva farvi vedere sono gli esordi della modalità di Lorenzo Di Piero, perché abbiamo visto tutti i documenti materiali, tutti maioliche, databili all'inizio del Cinquecento. Questi frammenti a zaffera, che provengono da scavi in Montelupo, Fausto non l'ha messo nella didascalia, non so da dove, probabilmente per andare al pozzo. Ecco, questi sono particolari perché hanno una solita sigla, la V, in cui manca la O, se ne vede appena appena un segnale, ma qui si chiama. Ed è una tipologia che è in uso non nel Cinquecento, ma dall'inizio del Quattrocento, e in questo caso dove la zaffera è con questi colori più diluiti, con questa puntinatura, invece verso la fine del Quattrocento. La cosiddetta, prima si chiamava zaffera diluita, perché la zaffera solitamente ha questi decori blu a rilievo, si sente un po' spesso. Questa invece non ha rilievo, ora non sono più, diciamo, orientati a chiamarla diluita, però insomma ha questo senso. E qui c'è questa sigla, ma ancora di più si vede e bene in questo orcione, sempre a zaffera, sempre con le solite foglie di quercia o di cedro, e la marca è l'oro. Marca fatta secondo modalità diverse, ve lo farò vedere più avanti, e qui c'è una figurazione che ritorna in Robbiane, fine 400, della seconda metà del 400, in dei rilievi robbiani attribuibili a Via della Robbia. Quindi vi sono veramente delle prove certe, direi, della produzione di Lorenzo di Piero di Lorenzo verso la fine degli anni 90, verso la fine del 500, e più in particolare i documenti ci dicono che almeno dal 1495 aveva una propria fornace, quindi si siglava con la sigla Leo. Ma nulla toglie che magari la fornace fosse stata avviata 5 anni prima, e questo è un prodotto da datare proprio fra gli anni 80 e 90 del 400. Ed eccole le varie sigle della fornace. A sinistra vi ho messo una ricostruzione di uno studio già fatto da Alessandra Rinari nell'83, dove si vedono i vari modi di realizzare la L, ma tutti sono modi compatibili per abbreviare la parola Lorenzo. Quindi anche questo, dove vedete tagliato il segno che taglia l'asta, è proprio un tipico segno di abbreviazione che indica una R. Quindi quando c'è una parola tagliata a metà con l'asta, una R nel mezzo della parola c'è. Quindi questo va benissimo Lorenzo, lo stesso gli altri. Sono più o meno simili, perché nella bottega lavoravano più lavoranti, più vasari. Quindi è plausibile che non siano, le mani siano state diverse, ma anche i momenti storici magari sono stati diversi. Un conto è siglare a 20 anni, un conto è siglare a 40. Ecco, prima della definitiva conferma della sigla, che ho fatto nel 98, alcuni studiosi già concordavano che la grafia indicasse Lorenzo. Questo lo diceva già il Quasti nel 1902, a Milano, a Ponte Spallanzani. Era stato anche però ipotizzato un certo Andrea Palazzo, ceramista siciliano operante in Montelupo alla metà del Cinquecento, lo dice Ravona. Ma Fausto Verdi, in un convegno proprio in Sicilia, mi ricordo, aveva detto che era fuori luogo, prima di tutto perché non c'è notizia di questo palazzo, e seconda perché non siamo nella metà del Cinquecento, ma siamo molto più tardi. Cioè, questo dice per un documento del 1556, lo citava Ravona.
Mentre qui siamo nell'ordine degli inizi del 500, primo 30 anni del 500 si stima sia vissuto, abbia lavorato Lorenzo Di Vero. Per questa presentazione io ho contato 36 opere, 36 maioliche, siglate delle O, quindi solo quelle siglate delle O, non quelle attribuibili a lui, che sarebbero molte di più, sono 36. E fra musei, gruppi archeologici, collezioni private, altri 23. Quindi pensate che oggi disponiamo di ben 60 pezzi siglati delle O, da Lorenzo. Ed ecco, ora ve le faccio vedere una realtà. Io vi ho numerate così, pittore 1, 2, 3, poi le variazioni uno le può cogliere più o meno, si può discutere, ma tanto che alcuni sono proprio indicativi, per esempio il vocale qui con il leone rampante a sinistra, e ecco, la marca è la stessa di questo frammento di vocale. Questo è un frammento di vocale che viene dal convento di Maria VII e di fatto qui vedete la fascia centrale blu è graffita con la S, se ne vede solamente la metà, la S è ancora qui il pastorale, perché ci sono frammenti vocali interi con questo stemma, quindi si traduce. Un altro frammento e poi un bel vocale con stemma fiorentino al Kunstgewerbe Museum di Berlino e altri due sempre al Museo di Montelupo. Ed ecco qui un vocale al Museo di Bargello. Un altro a Berlino dove piccolissima si vede sotto l'ansa questa marca, sempre Montelupo, ancora tutti i pezzi a Montelupo e infine il vocale della donazione Meredi confluito al Museo delle Ceramiche di Firenze. Ed ecco ancora una bellissima ciotola, purtroppo molto mutila, e come santo, siglata, si vede poco perché molto a brasa, molto, lo smalto si è perduto, L.O., mentre si vede molto bene nell'altra con un decoro di tipo floreale, ancora il rosso e il gemello del rosso, ed ecco un frammento ancora di L.O. da Montelupo, questo viene dal Bargello, e ancora da Montelupo, con questi due bicchieri, con questi due ansi, posti circolari ad anello, uno proprio esposto qui in sala del museo per la Certosa di Firenze. Ancora il Leo, un altro vocale per la Badia di Settimo con la marca Leo, un vocale sempre a Faenza e un altro a Montelupo. Ed ecco una serie di orcioli e uteli da farmacia con il decoro della palmetta persiana. Questo a sinistra, collezione privata, e alle armi molto probabilmente riferibili al Papa Leone X Medici, quindi incollocabile fra 1500, non prima del 1513 e non dopo 1521. Anche questa è una bella marca di oro. L'altro vicino ha una marca più piccola, sempre le ho sotto l'ansa, la stessa marca, e si ritrova anche sull'altro ciolo di sotto. Un altro non l'ho messo perché era la foto in bianco e nero e conservato a Cambridge. E ancora orcioli e boccali, una ciotolina, un bel boccale con un profilo femminile, tutti provenienti dagli scavi in Montelupo. E ancora ho messo altre sigle che, per conto mio, sono rapportabili alla bottega di Lorenzo. Cioè, alcune sono evidenti. Altre sono però, per quanto mio, ragionevolmente rapportabili, come questo bel bacile da Quareccia, cioè da Quareccia per lavarsi le mani durante i banchetti, sulla tavola, perché presupponeva la presenza sulla parte centrale figurata di una brocca per l'acqua. Questa è una marca un po' particolare, ma comunque nella era tagliata c'è sempre il ricciolo e indica la brillazione di Lorenzo e probabilmente dicevo probabilmente voleva finire una specie di O. Quest'altro frammento sempre a Montelupo è più visibile, è visibile la marca Leo, come lo è su questo boccale in collezione privata e lo stesso ricciolo in collezione privata. Quest'altro ricciolo invece
Museo della Fondazione Scienze e Tecniche di Firenze. Questi due esemplari molto probabilmente sono da riportare all'ultimo esponente della famiglia Sartori, Francesco, che termina diciamo, l'attività nel 1656 con la fornitura alla Santissima Annunziata. Quindi di fatto questi sono orcioli della metà del 600. Ma qui volevo far vedere anche una forma particolare. Questa bronchetta è un capolavoro qui del museo per come è stata dipinta, perché chi fa il ceramista lo può immaginare con tutte queste lumeggiature sullo smalto, la difficoltà di miscelare tutta questa gamma di colori, soprattutto il rosso. Vi farò vedere che questa è una forma avuta molto fortuna. Una forma, ecco, qui c'è una, vedete questa specie di P intrecciata con la S qui. Ecco, si crede che possa essere la L di Lorenzo e qui la O sia stata coperta dal rosso che gli è andato sopra, però questo non è certo ed è anche inusuale mettere una marca su un lato invece che solitamente sono messe sotto l'alza, quindi sarebbe una cosa inusuale. Ecco, io penso che questo tipo di forma provenga da dei prototipi di ambito ispano-moresco, quindi sempre le solite maioliche dell'area di Valencia, che tanto orgogliosamente arrivarono sui mercati della Toscana, soprattutto di Firenze, fra la fine del 300 e la prima metà del 400. Vedete queste due con questo corpo più o meno globulare, il lungo collo, qui il beccuccio un po' più ristretto, questo è più a triangolo aperto, però sono là. Ed ecco un'altra brocchetta dello stesso tipo, siglata. Questa proviene dagli scavi della biblioteca Maiorana in Uffizi, ma in un volume dove si parla di questi scavi la brocchetta è raffigurata così. Quindi uno può anche dire, ma vabbè, ma il collo non si sa com'era. Il corpo si vede dello stesso tipo. Ecco, curiosamente nel giornale, nel quotidiano Il Giornale del maggio del 2005 viene pubblicata da un giornalista questa foto dove si vede il collo, dove c'è anche il collo di questa bronchetta. Ecco, un terzo magari, anche con quattro, però si vede il collo a fianco con il beccuccio triangolare. Ecco, io quindi non mi accapacito perché chi l'ha pubblicata non abbia messo anche il collo, perché così veramente io sto cercando, ma non trovo in tutta Italia una copia del giornale del 2005. Però avevo fatto questo tempo questa fotografia brutta, mi tengo questa, però questo per dire i casi della vita. E passiamo a Cafagiolo, questo è il famosissimo piatto del cosiddetto del pittore maiolicano del Vittorio Engalbe Museum. Un piatto eccezionale perché prima di tutto era nelle collezioni medici fino al 700 e ci sono proprio trovato proprio documenti dove si cita il piatto con il pittore e dipinge i personaggi e poi è stato venduto fra le varie dispersioni ha avuto la collezione medicea di Maiolo e Medici. È finito il pittore Engalbert e vedete c'è un pittore seduto su una bella sedia intento a ritrarre due persone che sono state ipotizzate come i proprietari della villa di Cafagiolo. Questo non si può sapere. Certamente il piatto è marcato da Fagiolo dietro, quello è in dubbio, con la SP, ma quello che è simpatico, qui si ritorna al discorso dello sfumamento, sul panchetto qui sono dipinti tutti gli sciottolini con i colori e con i pennelli sopra. Sul muletto che nello scavo di Fagiolo abbiamo ritrovato, che c'era un muletto lì di fronte alla fornace, sono messi ad essiccare un piatto ed una bronchetta. Una bronchetta come quella di Montevideo, come due di Cafagiolo, identiche. La prima, questa sopra, è sempre del Bargello, perché l'ha donata Alessandra Rinaldi, molto frammentaria,
La seconda sotto è conservata a Vienna ed è stato anche questo un incontro casuale, perché nella fototeca del Museo di Faenza erano tantissime cose, prima almeno quando si poteva vedere, e ho trovato, sfogliando tra le fantomi di Derusa, questa foto. Questa non è Derusa, questa è Cafficiolo. L'avevano messa a Derusa perché c'è San Francesco in preghiera, e San Francesco in preghiera è una delle immagini classiche che si trovano su tutti gli altri di Derusa del 5-4-5. Però la marca è esemplare, la marca non lascia scampo, il Cafficiolo. Quindi andare a Vienna a fotografarlo appositamente, perché c'è solamente una foto in bianco e nero, ed è un capolavoro. Loro non sapevano minimamente cos'era, quindi sono queste appropriate. Ma il bello l'abbiamo avuto negli scavi sempre di Cafficiolo. Poi abbiamo trovato questo frammento scartato dopo la prima rottura, quindi non smaltato, della non voglio dire della brocchetta che si vede dritta sul piatto, ma di una brocca uguale. Del tutto identica, è identica a quella del Monte Lupo. Mentre questa che vedete sotto è un frammento proveniente dalle vicinanze di Firenze, che io assegno per certe caratteristiche proprio a Lorenzo Rivero di Lorenzo. Vedete la fascia in blu graffito con una serie di cerchiettini, graffiti, come si ritrova proprio sulle ciotoline di San Donato e qui al museo. E per finire, questo mi sono divertito perché non sempre quello che si vede, non sempre l'oro luccica. E quindi ho trovato varie maioniche che o sono prese imitazioni, quindi falsi, ma non imitazioni da vendere come souvenir, proprio falsi per incarnare, oppure molto problematiche che io non comprerei mai veramente perché avrei dei seri problemi. Quello che vedete a sinistra è la copia perfetta, diciamo, avrebbe voluto essere una copia perfetta del piatto del locale, detto lì, città Ferrosso del Kunstgewerbe Museum di Berlino. Prima di tutto la forma è diversa, molto panciuta, la sigla è completamente diversa e anche i decori vi garantisco che sono molto più dozzinali. Anche le campiture dello stemma, i vasari che solitamente usavano con il pennello in questo modo per coprire tutti questi spazi da riempire in colore, diciamo, monocromo. Ecco, qui sono un po' fatte così, sono proprio, si vede tirate lì. Lo stesso vale per questo boccale, che un amico collezionista mi scrisse e mi disse: ah, ho comprato un boccale gemello di quello del Bargello. Ma sembra strano. Quindi quando mi sono fatto mandare le foto, ho constatato che questo è una brutta copia del boccale siglato del Leone del Bargello. Anche qui la sala, la forma è tutto diversa e la marca, non l'ho messa, altrimenti non c'entrava qui, è del tutto inusuale. Mentre questi, ecco, questi tipi, Fausto, questo visto, ne abbiamo parlato a Savona, a convegno, e diceva che lui era buono. Per conto mio questi sono quantomeno dubbi, perché sono apparsi prima di tutto troppi Elio tutti insieme, troppi. Questi si raffaello con il taglio, l'elio con il taglio, come questo, troppi. Lo smalto veramente sembra nuovo, uscito ieri dalla che si ha delle mancanze, delle scoriazioni, per forza, altrimenti sembra nuovo. E questa che ha scritto lo stesso, secondo me non regge nella marca, neanche tipo di decoro, che è la palmetta persiana. La palmetta persiana, quella più antica, si snoda sì da un tronco come questo, da un fusto, ma non è così. E anche gli impetivi non sono così. E quindi, inoltre, provengono tutti dalla stessa asta, in Germania, da Hamburg, dove erano anche quattro pezzi ispano-moreschi proprio apertamente falsi. E quindi ecco perché ho detto che per conto mio questi sono da escludere da un corpus di questa politica.
spero di avervi fatto quantomeno foto che non fate vedere. Marino, grazie per averci raccontato la storia di Lorenzo Di Piero dall'inizio alla fine, e anche quest'ultima curiosità sulla brocchetta. Sì. Un assaggio potrebbe essere uno studio su quello. Sarebbe prima messo tutti probabilmente se attribuiti. Se lavorassimo a tempo pieno i depositi uscirebbero. Ah, senz'altro, sì, tantissimi dati. Stiamo facendo, questo ti interesserà, delle analisi, la colorobia, il dottor Giovanni Baldi ci sta facendo delle indagini sui campioni di rosso, certo. Un microframmento è riconducibile alla firma di Lorenzo Di Piero Di Lorenzo, quindi anche questo potrà aggiungere nuovi dati. Ho notato che ha il decoro alla porcellana, come anche è vero, spesso ha fatto tante cose, decoro alla porcellana, ma ha fatto anche, ecco, il riticolo continuato. Esatto, che ha dei decori che si sono ricorrenti. Sì, i più antichi, diciamo, di Montelupo. Poi questo è il Meccinieri, sempre di oro puntinato. Poi la palmetta persiana, questo con queste corolle di fiori un po' inusuali, diciamo, però c'è questa propria questa corolla, soprattutto questi erano questi decori così limitati, boccale tutto bianco, con il solo emblema del monastero, erano riservati a istituzioni religiose o ospedaliere. Loro dicevano infatti boccali solo col segno, quindi voleva dire che il boccale era bianco e c'era una minima parte decorata con le canne e l'emblema. E ancora per palmetta persiana, questa è la porcellana, questo del Medici di Faenza, e poi cosa c'è? Ecco, sì, la porcellana, questo del Bargello, una porcellana particolare, e palmetta persiana, quella palmetta persiana, questa serie di orcioli, ecco, anche questo è il modo orientale, e questo zero è esposto, questa è la porcellana, ovali e ovali, non gli ovali e bombi, ma solo ovali. Quindi ha una discreta sì, questo più tardi è compendiario, questo è un po' atipico, questo con l'orso è un po' atipico, e poi l'istoriato e grottesche, diciamo, la famiglia a cui fa parte il rosso e gli altri due pezzi che vi ho mostrato. Sì, grazie anche per aver ricordato alle monti. Sì, anche dobbiamo l'acquisto del rosso. Sì, sicuramente è stato pagato, però io mi ricordo che quando andai là, lui chiedeva un miliardo. È fatto lavoro di capolavoro, un oggetto che oggi costerebbe un milione di euro, sicuramente. Sì. Mi sembra 180.000 euro. Ci sono delle domande? Il piatto è passato da Christie's della collezione Roche. Fatto un milione, un piatto spagnolesco ha fatto 1.100.000 dollari. Quindi. Lo sforzo è stato trovato da tanti resti di questo Lorenzo. Il pozzo? Sì. Quello che ho fatto vedere. Sì, anche lui buttava dentro. L'aveva fatto da sopra. Fatti era sopra, il pozzo è sotto, ma quanto è 50 metri? Sì. Quindi. In discesa rimaneva. In discesa. Allora non ci saranno state tante costruzioni, sicuramente andranno tutte giù. Ma ancora non ci sono tante costruzioni. Non ci sono lì, sì. Ecco. Di sopra si butta direttamente. Ecco. Una discarica, diciamo, facilmente. Si parte dal film, la LLO. La LLO è. Che non è per niente, diciamo, artistica, però si nota in una maniera impressionante. Sono tutti i ceramisti, molti non sapevano neanche scrivere, quindi già qualcosa. Questo va a essere la la maggior parte non sapevano scrivere, quindi facevano. Perché si trova tanti toccali con l'asterisco dietro? Qual è l'asterisco?
pure per uso di moda a Firenze, direi l'asterisco è giunta di Fuggio, perché stava scoperta l'essere una fornace dove mancava l'asterisco. L'asterisco, chi non sa scrivere non sa scrivere, fa l'asterisco, non fa altro. Quindi adesso, come allora, chi è analfabeta fa un asterisco, che lo faccia a 4 punti, 5, 6, 8, lo stesso, poi ci mette dei puntini in blu come diceva ancora, insomma. E quindi e lui probabilmente vi ho fatto vedere più umani, perché ci sono quelli che fanno la L più, in maniera più, diciamo, più semplice e più elaborata. Questa è per esempio una L più elaborata, perché si parte da sopra, si fa così, così, l'occhio e poi si fa così. Ma visionario ancora pensavo fosse una P. Una P? No, no, questa, è stato, una questa è stato sempre detto, era PLA, PLO. PLO, quindi per quello non, no, non sono mai stato. Sì, una L. Guardi in ordine alfabetico. Sì, una L. Sotto la P è una L. Sì, è un L. Infatti tanti sono andati dietro ancora, finché appunto Guasti già lo dice, poteva essere un Lorenzo, e poi Alessandra Linari e soprattutto Marco Spallanzani hanno detto che probabilmente invece, cioè secondo Marco Spallanzani, esperto di documenti archivistici dal 300 a 600 anche più, mi ha confermato che questa è proprio la tipica abbreviazione della grafia mercantile. Quindi ecco, questo è un LO. Se nelle odici, senz'altro ci sono dei documenti, poi quando lo trovate sul documento di San Donato, i dubbi sono scomparsi. Nella nostra grafia sembrerebbe un miscuglio fra il corsivo e il maiuscolo. Sì, c'è un corsivo, si fa così, il maiuscolo invece. La prima del pittore 1, ve l'ho inviato questo qui, che sembra quasi fatto così. L'altro invece si riprende, come ho fatto vedere. Questa è addirittura più semplice, fa il taglio e via. E dipende dai lavoranti, dipende dal mano, dipende anche dal periodo. Come ho detto, se uno lavora a 20 anni, firma magari in un certo modo, se uno a 50-60, magari allora ha un altro modo più sbrigativo, non so, magari non lo immagino io, ecco. E quindi, però, ecco, comunque sono sempre caratteristiche, cioè bisogna considerare non solo la sigla, ma anche il tipo di decorazione. Se io trovassi un decoro su una marca così, trovassi un decoro del 600, è logico che qualcosa non va. Quindi bisogna cercare di tenere insieme, questi sono tutti i decori che diventano i primi 30 anni del 500 e lui si ipotizza sia morto poi dopo 1529, perché non compare più nei documenti della famiglia, questo Fausto lo dice, e ci sono i figli, quindi e fratello. Quindi si presume quando uno non compariva come capofamiglia, perché lui è sempre fatto diciamo, le dichiarazioni catastali e quindi era lui. Scusa Marino, la provenienza di questa famiglia, cioè com'è che sono a Montelupo? Si fa niente dai documenti? No. Non lo so, non me lo ricordo, io, a me sembra di no, che Fausto non l'abbia detto da dove proveniva, però magari uno, lui ha fatto 5-6 pagine, proprio con la storia della famiglia, la storia. All'inizio fa la storia e poi parla dei singoli personaggi, si sofferma proprio su Lorenzo, che è stato quello più, diciamo, influente sulla produzione di Montelupo e di quello di cui abbiamo più notizie, e poi via via gli altri. Ma ecco, come gli altri tenducci veniva da Faenza, Piero e Stefano, Piero Schiavone. E Stefano di Schiavone, che poi vanno, che veniva da quella, si diceva la Schiavonia, quindi la parte dell'Jugoslavia, insomma, di oggi, così, di Istria, e poi andarono a Cafaggiolo, ecco, poi, no, questo non è così da parte, non l'ho trovato. Se non ci sono altre domande, ringrazio Marino.
E vi anticipo che la prossima conferenza sarà il 12 aprile e ci sarà l'intervento di Fausto Berti che ci parlerà dei nodi problematici della storia della ceramica di Modena.